Circa 40 giorni di presidenza di Assorel, Alessandro Pavesi incontra oggi la stampa di settore e non per farsi conoscere e presentare le prime novità del suo corso. Un corso che ancora aspetta di vedere annunciato ufficialmente un programma che verrà proposto non solo ai soci già esistenti ma soprattutto a quelli che vorranno unirsi ad Assorel, ma che parte da alcuni fatti concreti come il progetto Centro Cultura d'Impresa e soprattutto il premio Assorel che da quest'anno torna a casa con una nuova organizzazione, anche una nuova visione, un progetto affidato a Saro Trovato e che quindi cioè, a metà di novembre vedrà appunto la premiazione. Allora, partiamo subito dalla considerazione più importante. Assorel, lo abbiamo scritto, ha attraversato un periodo molto turbolento. L'uscita più recente di una decina di strutture che si sono associate ad Assocom. Insomma, alla fine di dicembre le strutture saranno 34, ma dal 1 gennaio 2016 saranno 24. Ecco, con quale diciamo spirito affronta questa fase così delicata per le relazioni pubbliche e dobbiamo dire anche per tutto il panorama associativo in generale? Ma intanto è l'augurio che il 1 di gennaio del 2016 le società che ovviamente aderiranno ad Assoli sono molte di più, questo ovviamente questo dicevo alla luce attuale. Questo è quello che ci auguriamo e ovviamente questo dipenderà anche dal coinvolgimento sui nostri progetti, sui nostri obiettivi che effettivamente potremo in domani condividere con il mondo delle relazioni pubbliche. Di fatto in questi primi giorni, in queste prime settimane di presidenza abbiamo soprattutto, grazie anche all'importante apporto non solo del Consiglio ma anche di tutti i soci, abbiamo cominciato a riprendere in considerazione le cose che tradizionalmente Assorel faceva e sapeva fare bene. Un appunto è il premio Assorel di cui appunto abbiamo parlato ed è il motivo per cui oggi siamo qui ed l'altro appunto è il premio, la Academy di Assorel che è stato sempre nel passato uno dei nostri fiori all'occhiello. Detto questo, il Centro Cultura d'Impresa ha fatto con noi un accordo che permetterà alle società clienti di Assorel di poter avere un assessment delle loro storie, delle loro attività precedenti in maniera tale da poterle poi utilizzare come relazioni pubbliche nelle campagne di relazioni esterne che effettivamente proprio i soci Assorel potranno valorizzare. Quindi siamo partiti, ripeto, dalle cose che tradizionalmente, come accennavo, noi sapevamo fare, alcune abbiamo aggiunte l'accordo con il Centro Cultura d'Impresa, sicuramente altre sono in progetto, le stiamo valutando insieme al Consiglio. Riteniamo che entro la fine dell'estate questo programma possa essere anche concretizzato con una serie di nuove iniziative che naturalmente andremo a proporre a tutti quelli che vorranno con noi un domani condividerlo. Ecco, nel tuo incontro appunto con la stampa hai ribadito più volte un concetto fondamentale. Noi siamo Assorel, siamo la storia delle relazioni pubbliche in Italia. Questo per affermare comunque una leadership ed evitare anche una frammentazione di voci per un settore che invece ha bisogno di coesione. Sicuramente quello che è stato alla base anche della mia decisione di accettare questa candidatura è proprio perché sono convinto che Assorel rappresenti non solo la storia ma anche il futuro delle relazioni pubbliche. Ha un nome non solo prestigioso ma quando 30 anni fa di fatto è nata ha messo insieme quello che erano le più grandi professionalità dell'epoca e nel tempo le ha sviluppate e il riaffermare che di fatto le relazioni pubbliche in Italia sono Assorel è uno dei punti di forza anche di quello che sarà il nostro programma per i prossimi mesi. Ecco, Assorel alla luce appunto degli ultimi fatti si trova un po' a cambiare pelle, no? Alcune agenzie internazionali non ci sono più, sicuramente voi cercherete un maggior radicamento sul territorio, magari andando a scoprire quelle realtà che fino ad oggi sono rimaste ai bordi insomma, della vita associativa. L'associazione deve necessariamente avere una sua sostenibilità, come si fanno a quadrare tutte queste istanze?
Sì, sono tante suggestioni da questa domanda, ma che tutto sommato si come dire, concretizzano con una domanda che io faccio anche talvolta a me stesso, cioè quanto oggi le associazioni riescono ancora a coagulare interesse da parte dei possibili aderenti. Effettivamente noi ci troviamo in una condizione, come dire, particolare, dove il mondo delle associazioni in generale è più che in difficoltà, direi che è in crisi. Lo sono, come dire, i partiti politici, lo sono paradossalmente anche i sindacati e altre associazioni, non necessariamente di categoria. E allora è anche un po' ripensando, come dire, non solo obiettivi ma anche scopi futuri delle associazioni, che possiamo in un domani, concretizzando un programma, coinvolgere nuove forze vitali, non ultime quelle che vengono da quelle parti d'Italia che tradizionalmente magari non hanno mai avuto interesse a quello che è un processo associativo. Ecco, una domanda che può sembrare banale ma è, diciamo, abbastanza importante: perché oggi un associato, un'agenzia di relazioni pubbliche dovrebbe pagare un fee per appartenere ad ASOR? Sì, effettivamente questo è una corretta valutazione di quello che è anche un po' il futuro dell'associazionismo, ed è effettivamente quello che è anche un po' la base della nostra riflessione, cioè offrire un programma che permetta in un domani agli associati di trovare un valore aggiunto che proprio un'associazione ad Assorel può effettivamente offrire. Senta, ma le relazioni pubbliche in generale dove stanno andando, come stanno cambiando e come Assorel può rispondere a queste evoluzioni? Ma può rispondere ovviamente riaffermando, come abbiamo detto prima, la sua, chiamiamola proprio, primogenitura in questo tipo di attività. Poi lo dico più che da presidente di Assorel, lo dico da vecchio comunicatore, e riaffermando quello che è l'integrità morale di questo lavoro. E io in questo credo molto, perché ho attraversato veramente 40 anni di professione e mi sono poi reso conto che questo tipo di caratteristiche, integrità, serietà, equilibrio, moralità, poi alla fine comunque sono vincenti. Quindi ritengo che proprio su queste basi ovviamente le relazioni pubbliche possono avere ancora un grande futuro. E nel ruolo tra aziende e consumatori? Anche, sicuramente anche, certo, cambiano però le maniere di in qualche maniera interloquire. Ai tempi il rapporto era diretto, c'era una specie di direct marketing, diciamo così, tra consumatore e azienda. Oggi c'è una disintermediazione che è veramente talvolta difficile anche da poter seguire. Ecco, ovviamente le relazioni pubbliche devono tenere anche di questo, della disintermediazione che stiamo assistendo in tutti i campi. Che presidente intende essere nel rapporto con gli associati, nel rapporto anche con gli altri interlocutori esterni, siano esse altre associazioni o stakeholder in generale? E come presidente neoeletto, nel vero senso della parola, e ancora con tanta esperienza da accumulare in questo ruolo, in questa attività, come prima, diciamo così, attività, ho contattato ad uno tutti i soci della nostra associazione, da cui ho avuto tanti suggerimenti, ho avuto tante anche suggestioni di come sviluppare il lavoro di qui ai prossimi mesi, ai prossimi anni. E come realtà associativa devo dire che su alcuni obiettivi comuni penso che la grande frammentazione che abbiamo non solo in Italia ma un po' in tutto il mondo tra chi fa lo stesso tipo di lavoro non serva certamente a raggiungere obiettivi che tutto sommato sono poi obiettivi comuni. La mia presidenza sarà sicuramente sostenuta da quello che è l'apporto di tutti i soci di Assorel, da tutti i consiglieri ovviamente che mi stanno dando una grande mano, prova nel fatto che abbiamo dato delle deleghe specifiche a tutti i nostri consiglieri, tra cui appunto quella del premio a Saro Trovato. Soprattutto quello che io ritengo sia importante è poter avere una continuità di rapporto verbale con le persone, cioè scriversi, avere una disintermediazione con quelli che sono gli strumenti di comunicazione che oggi sono da tutti usati, va bene, fino al punto in cui però poi bisogna confrontarci con la parola. Un'ultimissima veramente domanda riguarda ovviamente
è il caso degli usciti da Assorel per fondare il gruppo in seno ad Assocom. Un commento su questa decisione? Non ho vissuto quel periodo di forte frizione con quello che era l'associazione, quindi non sono in grado di dire e di dare un giudizio sulle loro motivazioni. Mi auguro solamente che in un futuro nel progetto di Assorel ci possano essere delle condivisioni che permettano a tanti di riprendere in considerazione un coinvolgimento con quello che, ripeto, Assorel sa fare, cioè le relazioni pubbliche. Bene. Con Assorel è tutto per ADV Express, TV Salvatore Sagone.